Non so se ci avete fatto caso che da un po' di tempo che i miei messaggi vertono gran parte sull'amore, alcuni grazie a persone che hanno deciso di dichiararsi amore eterno davanti al Signore qua in chiesa, e altri perché chiaramente erano messaggi che erano all'interno dei cicli di predicazione che faccio. Non so perché il Signore mi sta portando alla mente tutti questi messaggi per quanto riguarda l'amore, per quanto riguarda la nostra Chiesa. E secondo me c'è un motivo, perché pochi o tanti, la nostra Chiesa è una Chiesa che nel tempo ha dimostrato amore. C'è un amore. E penso che fa bene alla nostra Chiesa ricordarsi che i successi non si contano in numeri, ma si conta in quanto noi siamo stati capaci di trasmettere amore verso gli altri. Come definireste amore? Qual è la definizione? Vediamo se siete d'accordo con questa definizione che ho trovato. Amore: sentimento di viva affezione verso una persona che si manifesta come desiderio di procurare il suo bene e di ricercare la sua compagnia. Dedizione appassionata ed esclusiva, istintiva e intuitiva fra persone, volta ad assicurare reciproca felicità o la soddisfazione sul piano sessuale. Questa è la definizione che vi ho letto, quella del dizionario Treccani, e vi ho risparmiato perché la definizione della pagina giù, devi mettere un... vabbè, fa niente, scorri soltanto, ma fa lo stesso. Anche se non è pagina unica, questa è la definizione di amore della Treccani. È una definizione molto, molto lunga, e questa è soltanto la minima parte. Ma perché quando si parla di amore bisogna distinguere che tipo di amore, di che tipo di amore stiamo parlando, tra le tante svariate tipi di amore che ci sono. In italiano noi semplifichiamo e abbiamo in pratica più o meno una parola per descrivere amore. Amore è una parola che probabilmente viene dal sanscrito kama, che significa appassione, amore, oppure dal greco dove amao, che poi è diventato amor nel latino, significava desiderio. E c'è una teoria affascinante che dice che amore, ma non penso che sia quella, amore viene dal latino a mors. Mors mortis significa morte, a alfa privativo, senza la morte, cioè qualche cosa che non muore mai. È una teoria, ma non penso sia proprio quella esatta. Ma noi abbiamo soltanto una parola. Invece, se noi andiamo nella lingua in cui sono state scritte le sacre scritture, sia ebraico sia greco, ci sta una grande quantità, soprattutto nel Nuovo Testamento, ci sono almeno 6 parole che definiscono, per definire l'amore. Quelle che sono più usate sono 2, fileo e agape. L'amore fileo è un amore che indica profondissima stima, una stima intima e autentica, e poi c'è l'amore agape, e di quello ne parleremo fra poco. C'è un gruppo di psicologi che ha posto la domanda che vi ho fatto a voi, che cosa vuol dire amore, ai bambini dai 4 agli 8 anni. E sono interessanti le 10 risposte migliori che sono state selezionate da questo gruppo di psicologi. Allora, Gianluca, 6 anni, dice: l'amore è quando esci a mangiare e dai un sacco di patatine fritte a qualcuno senza volere che l'altro te ne dia. Rebecca, 8 anni, dice: quando nonna aveva l'artrite e non poteva mettersi più lo smalto, nonna lo faceva perché lei, per lei, anche se aveva l'artrite pure lui. Questo è l'amore. Martina, 5 anni: l'amore è quando la ragazza si mette il profumo, il ragazzo il dopo barba, e che poi escono insieme per annusarsi. Carlo, 5 anni: l'amore è la prima cosa che si sente prima che arrivi la cattiveria. Susanna, sempre 5 anni: l'amore è quando qualcuno ti fa del male e tu sei molto arrabbiato, ma non strilli per non farlo piangere. Tommaso, 4 anni, caliamo ancora d'età: l'amore è quella cosa che ci fa sorridere quando siamo stanchi. E Daniele, 7 anni: l'amore è quando mamma fa il caffè per papà e lo assaggia prima per assicurarsi che sia buono.
Elena, 5 anni. L'amore è quando la mamma dà al papà il pezzo più buono del pollo. Anna Maria, 4 anni. L'amore è quando il mio cane mi lecca la faccia anche se io l'ho lasciato solo tutta la giornata. E infine Jessica, 8 anni. Non bisogna mai dire ti amo se non è vero, ma se è vero bisogna dirlo tante volte. Le persone dimenticano. È uno spaccato. Non è la prima volta che uso questo brano, perché è meraviglioso come i bambini, bisogna ritornare bambini e avere quell'innocenza per avere un'introspezione su che cosa significa realmente amore. Allora, vedete come il dizionario puntava verso un amore dove era l'importanza della reciproca soddisfazione, sia generale sia sessuale, e perché diceva dedizione appassionata ed esclusiva, istintiva ed intuitiva fra persone, volta ad assicurare la reciproca felicità. Per cui in pratica amare si ama per essere amati a nostra volta. Noi amiamo e ci aspettiamo di essere di amati. I bambini dicono l'opposto. I bambini dicono l'amore è assaggiare il caffè per sentire se è abbastanza buono per la persona che amiamo. È chinarsi nonostante il dolore dell'artrite per far sì che l'altro non provi il dolore dell'artrite. E non è urlare quando avresti voglia di urlare, avresti anche il diritto di urlare perché ti hanno fatto del male, però non urli per non far piangere l'altro che è quello che ti ha fatto del male. Allora, quale delle due versioni dell'amore preferisci? Qual è, e soprattutto, quale delle due versioni, l'amore che ama per essere amato o l'amore che è incondizionato, che non urla anche quando ne avresti diritto, che pratichi? E soprattutto, qual è l'amore che Dio vuole per te? E qui leggiamo un brano che chiaramente è un cavallo di battaglia dei Vangeli, prima Corinzi 13, da 4 a 7. La prossima slide. Troppo. Ecco quello. Prima Corinzi 13 dice: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Non vi citerò chiaramente tutte quante le parole greche, e vi dirò più o meno che cosa significano le parole, perché Paolo ha scelto queste parole, che sono parole significative. E per prima cosa, amore, qui, di quello che parla, tra fileo e agape, secondo voi di quale tipo di amore sta parlando? Fileo o agape? Agape. È un amore totale, un amore che è completo. E ci dà le proprie caratteristiche. La prima caratteristica dell'amore è che l'amore è paziente. L'amore è paziente, cosa significa? La parola dice che è paziente, significa che quando uno ha in mano il potere e decide di non esercitare il potere, tu avresti la possibilità di fare qualche cosa, ma decidi di non farlo. È paziente. Quando ha il diritto di applicare la legge, di urlare, come dice la bambina, e non urli, ma eviti di farlo perché piange l'altro. Quante volte eviti di urlare e di far rispettare i tuoi diritti perché pensi che non vale la pena di far piangere qualcun altro? Quante volte ti aggrappi al fatto che tu hai il diritto di avere quella cosa, ma dici ok, portiamo pazienza, abbiamo pazienza, ho il diritto di farlo ma non lo faccio perché ho amore. La seconda caratteristica è questa: è benevolo. No, giù, forse guarda. L'amore è bene, voglio il bene, volere il bene, volere il bene dell'altro. L'amore è benevolo, è dare, come diceva Elena, il pezzo più buono del pollo a papà, come diceva la bambina. Qualche volta è più facile volere il bene di quelli che non conosci, di quelli che conosci, che hai vicino.
Per esempio, noi abbiamo fatto il bene di alcune famiglie in Ucraina. Vi ricordate che abbiamo mandato i dentifrici, i saponi, abbiamo fatto il concerto. E quello magari è più facile, perché sono persone che sono a distanza, gli vogliamo bene, non abbiamo mai conosciute, e gli vogliamo bene perché sappiamo che dobbiamo volergli bene. Ma quante volte è più difficile voler bene alle persone che abbiamo vicino? Magari sono persone difficili, sono persone scostanti, ma Paolo dice che l'amore è bene, è benevolo, benevolo, vuole il bene di tutti. Altra caratteristica. Giù, freccetta giù, ok. L'amore non invidia. La parola non invidia è non essere bollente, non si scalda. Se lo tocchi, l'amore non ustiona l'altro. Vi spiego, non augura al vicino di casa che ha fatto la macchina nuova di incontrare un tiro. L'amore non invidia, l'amore quando sei più in basso non tira salsi verso l'altro. Come dice Gianluca, l'amore è dare all'altro anche le tue patatine, anche se l'altro ce l'ha le patatine, ma tu gli dai le patatine e non sei invidioso perché lui ha più patatine di te. Però l'invidia è un sentimento che fai da solo, che fai da sola, non serve nessun altro. E l'altro spesso non viene nemmeno sfiorato dalla tua invidia, manco lo sa che tu sei invidioso, magari manco se l'immagina che tu possa essere invidioso per la sua macchina nuova e gli stai augurando un tir che gliela sfascia. Ora, quando tu fai questo, sono sassi che tiri dal basso verso l'alto e ti ricadono in testa, perché a lui manco lo sfiorano. Altra caratteristica, l'amore non si vanta. L'amore non si vanta, non attribuisce alle cose, alle storie, maggiore significato di quelle che hanno. Quello che hai, la tua posizione, quello che sei, quello che la tua famiglia era, non servono a renderti né peggiore né migliore, sono cose che sono lì, sono quelle che sono. E tu vali per chi sei realmente sei, non per ciò che hai, che può essere denaro, posizione sociale, antenati famosi. Ora, chi si vanta è l'obiettivo prediletto di chi invidia. Infatti vedete che Paolo li ha messi vicino, non è un caso che li abbia messi vicino. Paolo li ha messi uno di seguito all'altro. E è un incitamento a chi si vanta, è un incitamento all'altro a invidiare. Per cui possiamo dire che è un incitamento al reato, istigazione al reato. Al reato di invidia. Se per invidia basti solo te, per vantarsi ci vogliono almeno due persone, te e un altro, da spingere verso il peccato e renderli invidioso. Per cui chi si vanta fa peccare anche l'altro. Quante volte abbiamo incitato, quante volte ha incitato gli altri a tirare sassi per gustarsi la scena dei sassi che gli ricadevano in testa? Quante volte? Altra caratteristica dell'amore. L'amore non si gonfia. Ora, una delle tecniche naturali più usate per difendersi, sapete qual è? Gonfiarsi. Il rospo, quando tu gli vai vicino, non so se ci avete mai avuto contatto con un rospo, quando tu c'è, sono delle persone, a me piacciono tantissimo, mi sanno paffuti, belli, grossotti, no? Quando tu cerchi di andargli vicino, loro che fanno? Si gonfiano. Il pesce palla, mi sono scordato, c'era di farvi vedere una fotografia, la dimensione del pesce palla, quando è normale, che è un pesciolino così, e quando si gonfia che diventa enorme. Se voi prendete le guide per andare in montagna, dove ci sono magari gli orsi, la cosa che ti dicono, se dovessi mai incontrare un orso e se c'hai un cappotto, allarga il cappotto per fargli vedere che sei più grande di quello che sei. Gonfiarsi, si gonfia. Ricordati che è solo aria, è solo aria. Come un palloncino, basta un ago e boom. Altra caratteristica dell'amore.
non si comporta in modo sconveniente. E la parola è che usa Paolo è avere una forma precisa. Avere una forma precisa. L'amore è come una tessera di un puzzle, di un puzzle che deve entrare nello spazio preciso, deve entrare in quello spazio. Quante volte noi tendiamo nel puzzle della nostra vita a prendere un pezzo e anche se non ci sta, non c'ha la forma precisa, a volerlo mettere lì e ci sta lo stesso, dai che c'entra lo stesso, ma non c'ha gli stessi bordi, ma ci sta lo stesso. E che cosa succede? Noi roviniamo il pezzo della nostra vita e roviniamo il quadro che stiamo componendo della nostra vita, il quadro del puzzle. Ce la mettiamo tutta. La nostra tessera soffre, la nostra tesserina del puzzle soffre, si piega e si rompe. E allo stesso modo soffrono le tesserine intorno, perché verranno compresse dal fatto che noi cerchiamo di mettere, di comportarci in maniera non conveniente, che noi cerchiamo di far entrare nella vita degli altri la nostra tessera in una forma che non è sufficientemente uguale a quella per non far soffrire gli altri. Altra caratteristica, non cerca il proprio interesse, era la prima. Vabbè, lascia anche quella, tanto si vede. Non cerca il proprio interesse. La parola in originale è non cerca di adorare se stesso. L'amore che dice Gianluca, 6 anni, quello di dare tante patatine a qualcuno senza volerne mai con nessuno indietro. Gianluca diceva, ok, l'amore qual è? Dare le patatine a un altro, che già c'ha le patatine. Ma quante patatine vuoi per la patatina che dai? Quante ne vuoi indietro? Io ti ho dato una patatina, ma a me ne devi dare almeno 2. Qual è il tuo tasso di interesse quando cerchi, quando dai all'altro? Paolo dice, l'amore non cerca proprio interesse. L'amore non vuole patatine indietro, l'amore dà le patatine anche a un altro che ce le ha. Altra caratteristica è non si inasprisce. Non si inasprisce. La parola che usa Paolo è non diventa acido. Allora, le cose aspre, tipo il limone, sono sempre dei prodotti che in natura si definiscono acidi. E chiaramente un acido, se tu lo metti sulla pelle, non è che gli fai praticamente molto bene. Ora, forse l'acido citrico del limone, che è molto diluito, non gli fa niente alla pelle. Ma se tu prendi l'estratto dell'acido citrico che c'è all'interno del limone e lo metti sulla pelle viene un buco. E quel buco si rimargina. Ma dove si rimargina? Rimane una cicatrice. Se tendi a diventare acida, a seconda del tasso di acidità che raggiungi, puoi creare dei danni permanenti sia a te sia alla pelle delle persone che hai vicino. Altra caratteristica. L'amore non addebita il male. E qui la parola che usa Paolo è non fare una lista delle cose che sono fatte male. Fare una lista. Noi siamo tanti abituati a fare le liste. Ci sono alcune persone che sono più brave a fare le liste, altri che sono meno bravi. Ma quando si tratta di noi, di ricordarci le cose che ci hanno fatto del male, le nostre liste sono praticamente perfette. L'amore non fa liste. Il vero amore è quello del cane di Anna Maria, vi ricordate? Che la lecca, Anna Maria c'ha 4 anni, e non pensa il cane che la padrona l'ha fatto apposta di lasciarla da sola. Non gli addebita il male e non la morde, ma la lecca e è felice di rivederla, perché la rivede. Ora, se da qualche parte hai un taccuino, fisico o mentale, dove tieni il conto del male subito, allora è il momento di darla alle fiamme. Sia che sia fisico, sia che sia mentale, bruciano, soprattutto se all'interno del tuo cuore, perché l'amore non addebita il male. L'amore non gode dell'ingiustizia, l'amore non sbandiera, non espone bandiere
quando vede che gli altri sbagliano, ah, che bello, gli hanno fatto la contravvenzione, anche se non aveva fatto niente, ma mi sta sulle scatole, per cui è giusto che gli hanno fatto la contravvenzione. L'amore piuttosto è solidale con gli altri. Hai festeggiato l'accertamento fiscale che hanno fatto al tuo vicino di casa antipatico, anche se sai che sta a posto con le tasse? Beh, riarrotola la bandiera e bruciala insieme al taccuino di prima. Paolo, per spiegarci cosa sia l'amore, fino a questo momento, vedete che cosa ha fatto? Ha fatto un processo di sottrazione. Invece di spiegarci che cosa era l'amore, ci ha spiegato cosa non è l'amore. Non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non ha debiti di male, non gode dell'ingiustizia. E che cosa allora deve aggiungersi per essere un amore vero? Ce ne vorrà per riempire di roba, perché qua siamo a meno 8. siamo a meno 8. Allora, con che cosa lo dobbiamo riempire? Gioisce con la verità. L'amore, nella parola che usa Paolo, fa salti per salutare l'arrivo del vero. Oh, finalmente, lo sai, l'amico mio che gli avevano fatto l'accertamento fiscale, finalmente ha vinto, che bello! Ma quante volte festeggi quando arriva il vero, non soltanto per te ma anche per gli altri? Se non lo fai, dovresti. Non soltanto per quando arriva il vero per te, ma anche quando arriva il giusto per gli altri. Ma forse non basta per riempire il meno 8 a cui siamo. Paolo sa che è pronto ed è pronto a riempire fino a far traboccare il vaso del nostro cuore, e chiude con quattro affermazioni che sono totali, che in sé racchiudono tutte quelle che sono precedenti. La prima cosa che dice Paolo è: l'amore soffre ogni cosa. Letteralmente, nella parola che usa Paolo, l'amore mette un tetto a tutti quanti. Quello che è stato tradotto qua con ogni cosa in greco è pas o pan, panoramica. Oramica significa vedere, pan tutto. Quando tu fai una panoramica, tu vedi tutto quello, tutto, niente rimane escluso, a 360 gradi. Paolo dice che l'amore soffre a 360 gradi. Perché? Perché mette un tutto, copre ogni cosa. Hai tu un amore del genere? Hai un amore che mette un tetto, che copre ogni cosa? Ma se la misura non fosse colma, dice Paolo che l'amore crede ogni cosa, ancora pan. L'amore ha fiducia di tutto, l'amore è fiducioso. Ora, cosa c'è in quel tutto che dice Paolo? In quel tutto? Ci sono anche le promesse dei politici, crede a tutte le promesse dei politici? Oppure crede a tutto quello che sta scritto sulle riviste di gossip? Paolo ce lo spiega qui, lo spiega in un altro brano che adesso vediamo, che è Filippesi capitolo 4 versetto 8, e dice: quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Allora, se le promesse dei politici contengono cose che sono pure, amabili, onorevoli, che c'è la fama, che ci sia la lode, e se le cose che sono nelle riviste di gossip contengono cose pure, amabili, buona fama, eccetera, 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 allora devono essere oggetto dei nostri pensieri. Difficilmente lo sono. Non mettiamo limiti alla provvidenza divina, potrebbero esserlo. Ma se non ci sono nelle promesse dei politici e nelle riviste di gossip, non devono essere al centro della tua mente. Spera ogni cosa. L'amore spera ogni cosa. L'amore vive nell'aspettativa del meglio,
non del peggio. Vive sperando che qualche cosa succeda. L'amore è positivo sempre. L'amore non è che dice ma tanto qua le cose andranno sempre di male in peggio. Dice ma no, ma anche in fondo al secchio più buio forse c'è la possibilità di vedere una minima luce. Molti si alzano invece dicendo chissà che cosa mi succederà di brutto oggi. Ah, ma adesso vediamo, Signore mio, che cavolo mi succederà oggi. Vediamo tutto quello che mi è capitato, vediamo quello che succede anche oggi. Se questo è il tuo pensiero quando esci la mattina dal letto, sappi che non viene da Dio, viene da quell'altro, viene dall'altro. E infine, sopporta ogni cosa. L'amore sopporta ogni cosa. La parola che usa Paolo è l'amore sa reggere il peso. L'amore sa reggere il peso. L'amore sa reggere il peso di tutto questo. È la fondazione su cui si fonda la vita di colui che ama davvero. Quello che la nostra Chiesa ha fatto negli anni è stato rincorrere questo tipo di amore. Non so se ci siamo riusciti, non so se sono stato capace di farvi seguire questa via, però abbiamo cercato di percorrerla. Vi ricordate le raccolte di cibo che abbiamo fatto per le persone quando sapevamo che gli mancava da mangiare? Abbiamo immediato buste piene di pane, pasta, pelati, conserve e il resto. Vi ricordate le raccolte di soldi e di materiali per mandare alle persone dei vari terremoti che ci sono stati nel frattempo che esisteva la nostra chiesa? E ultimamente vi ricordate i rasoi, i spazzolini, le creme da barba che abbiamo mandato in Ucraina? E poi tutte le altre varie attività che abbiamo fatto in questi 20 anni per costruire case per i terremotati, dare aiuto alle persone indigenti o mandare bambini profughi per la guerra in una vacanza. Vedete, questa è un'applicazione non perfetta, perché non siamo stati perfetti, perché non siamo una chiesa perfetta, ma noi ci abbiamo provato. Molti dei principi che Paolo dice qui, la nostra chiesa li ha fatti, li ha perseguiti. Abbiamo agito con amore perché vogliamo il bene di chi ha perso tutto. E nessuno ha avuto invidia per quello che stava facendo mentre lo facevamo per aiutare. Ognuno di noi ha avuto un compito. C'era chi andava, vi ricordate, Bernardino, andava tra i terremotati e andava a visitarli. Per fare che cosa? Niente. Portava un momento in cui potevano stare assieme e parlare con qualcuno che lì ascoltasse mentre stavano nelle loro baracche. Oppure c'era chi allestiva le sale per i vari concerti che abbiamo fatto per raccogliere i fondi. C'è chi ha stampato locandine, c'è chi ha scritto articoli, c'è chi ha cucinato per portare persone qua dentro, c'è chi si è adeguato, si è adoperato a suonare, chi a recitare, chi a cantare. E nessuno di noi è stato la prima donna. Nessuno si è vantato e nessuno si è gonfiato per quello che ha fatto, ma l'abbiamo fatto tutti quanti assieme. Abbiamo cercato di riempire con la tessera della giusta forma quella casella del puzzle che si chiama provincia di Viterbo, Monte Fiascone. Nel fare tutto questo, molti sono andati contro i propri interessi. Non hanno cercato il proprio interesse perché non ci abbiamo guadagnato, ma quanto ci abbiamo rimesso di tasca propria, mettendoci soldi per le cose che abbiamo comperato, per le cose che abbiamo stampato, mettendoci la benzina dei viaggi che abbiamo fatto, mettendoci ore, ore, centinaia di ore di tempo per cercare di amare il prossimo. Siamo noi che l'abbiamo fatto. Sia noi di chiesa, sia altri che ci hanno aiutato, perché in questo percorso come chiesa abbiamo sempre voluto coinvolgere le altre persone. E quante persone abbiamo coinvolto che non sono credenti e forse purtroppo non saranno mai credenti, ma che hanno visto la mano che noi volevamo tendere e che ci hanno dato una mano loro. I musicisti
gli attori, le attrici, pur di portare un sorriso a chi lo ha perso. Alcuni potrebbero stupirsi o rimanere amareggiati del perché non siamo cresciuti numericamente dopo aver fatto tutto questo, dopo aver applicato tutto quello che Paolo dice, dovevamo crescere. Paolo dice che dobbiamo anche pregare, mica ha detto che saremo premiati. Paolo dice che dobbiamo amare così, mica che qualcuno o qualcosa ci farà crescere perché applichiamo quello. Paolo si dice: applicate l'amore, punto. E alla prossima. Il mondo è abituato a distruggere chi ama. Vi ricordate Gesù? Giovanni 15, 13, 14. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Il mondo non ha premiato Gesù. Il mondo ha provato a distruggere Gesù, lo ha ucciso, ma Gesù è risuscitato. E ci chiede di continuare a... Ci chiede di continuare a fare l'amore, fare l'amore, costruirlo indipendentemente se siamo 100, 10 o 1. Fare, continuare a costruire il regno di Dio, perché noi come Chiesa siamo il suo corpo, che siamo 1000, 100, 10 o 2. Se fate le cose che io vi comando, la prossima. Se fate, l'amore non è un sentimento, l'amore è un'azione e va fatto comunque, non importa in quanti siamo a farlo, e non ci vogliono 100 persone per amare, ma basta che tu impari ad amare nella maniera che dice Paolo. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore, che tu ci dai un'immagine chiara di come è l'amore. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, ti prego di mettere nel tuo cuore queste parole che sentirai tra poco. Signore, io non sono paziente e spesso non sono neanche benevolo. E ti confesso che qualche volta invidio e mi sono anche vantato e gonfiato e spesso mi sono comportato in maniera sconveniente e qualche volta ho cercato anche il mio proprio interesse e purtroppo Signore mi sono inasprito e ho addebitato anche il male e qualche volta guardandomi intorno ho pure goduto dell'ingiustizia che vedevo, ma Signore io voglio cambiare. Io voglio tornare a quello che tu vuoi che sia l'amore. Io voglio gioire con la verità. Io voglio soffrire ogni cosa e voglio essere positivo, voglio essere positiva, voglio credere che c'è una possibilità di uscita in ogni momento della mia vita e della vita del mondo. E Signore, voglio sperare ogni cosa. Voglio sperare per il meglio, per la mia vita, per la vita dei miei fratelli e delle mie sorelle, per la vita della mia città, per la vita dei miei amici, e voglio pregare. E soprattutto, Signore, io voglio amare come ha amato Gesù. Voglio amare sopportando ogni cosa, continuando a testimoniare di te tramite l'amore che io darò agli altri. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù.